Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, 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 ragazzi, buongiorno. E allora, Pogba, ormai è un argomento che ha monopolizzato la settimana. Ci sta, ci sta. In attesa di queste benedette controanalisi, si viene a conoscenza che Pogba in America abbia fatto uso di un integratore con dentro, con, non lo so, contenente anche testosterone. Da quello che si legge, poi ripeto, facciamo le controanalisi e quello che succede, succede. Però se così fosse, se così fosse, questo avalla, questo è la conferma di quello che vi dico io, che Pogba purtroppo è un giocatore, ex giocatore, ormai ripeto, è un ex giocatore, ma forse è un ex giocatore non perché forse non tiene il fisico, ma perché c'ha la testa bruciata. E se tu c'hai la testa bruciata, non funziona, tutto il resto non funziona. Io inizio a pensare questo, che lui prima si è bruciato di testa e poi conseguenzialmente si è bruciato di gamba. Il problema di Pogba è qua dentro. È qua dentro, ragazzi. Perché ripeto, nessun giocatore, cioè, ma voi vi rendete conto, già solo io a dirvi una cosa del genere, uno che sente una cosa del genere da un professionista, no, mi dice non è possibile, stai dicendo una puttanata. Io mi vado a prendere, io giocatore della Juventus, ma di tutte le squadre importanti, pagato non so quanti milioni, io mi vado a fare mi vado a prendere un indicatore a livello autonomo, cioè senza consigliarmi con la società. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Ma di che stiamo parlando? Allora, la Juventus con Pogba ha sbagliato prima da prenderlo, a questo punto va, non ci sono più dubbi, ma ha sbagliato in più passaggi, anche quando non si è fatto operare, che ha dato retta al mago voodoo. Lì già subito doveva impugnare in mano la situazione e dire: senti figlio mio, tu sei completamente out di cervello, guarda che fai, lasci la porta, vattene. E invece si è fatto consigliare dal cartomante e è finita come è finita. Adesso si prende un farmaco senza dire nulla alla società. Da quello che si legge, si dice anche che ci sia scritto che un farmaco che non possono prendere gli atleti non, è doping, cioè, ma questo veramente è bruciato totale. Io capisco che tu hai spasmodicamente voglia di riprenderti, ma non lo so fino a quando, però non lo so fino a quando, perché ti vedo tu, se sei positivo pagherai, ma però noi siamo stanchi, ragazzi, come ho detto ieri, sembra di essere messi in prima pagina da 2 anni su tutto tranne che sul calcio. Adesso basta. Perché poi uno veramente getta la spugna. E tu ci metti il carico da 100 con questa situazione. Ma di che minchia, ma di che stiamo parlando? Questo di qua, ripeto, se sono confermate le controanalisi, che poi controanalisi, da quello che ho capito, vengono rifatte sullo stesso campione di urina. Non è che gliele fanno adesso con un altro campione di urina, sempre tipo Pogba, ma attuale, no. Se non sbaglio, non voglio dire una puttanata, però se non sbaglio le controanalisi vengono fatte sempre sul campione prelevato, penso, il 20 di agosto. Penso, ora non, mi sembra di aver capito che le controanalisi siano fatte così. Ma se viene confermata, ripeto, questa positività al doping, ora io poi ci gioco su, ci faccio i video sketch, perché a me mi piace la battuta, mi piace il sorriso, mi piace divertirmi, voi lo sapete. Però, ragazzi, seriamente parlando,
se ci fosse veramente la positività, va immediatamente stracciato il contratto. Basta. Si chiama la pimenta, gli si mette davanti il fattaccio, che già lei lo sa, perché già lei, quando dice non volevo infrangere le regole, già lei capisce che questo controanalisi dove andranno a parare. E si straccia tutto, e si chiude questo capitolo. Basta. Perché noi come inteso come Juventus, abbiamo avuto rispetto, anzi troppo rispetto, nei confronti di Roma. Più che rispetto, diciamo, deficienza. Ma comunque, è un rispetto. Lui se ne è sbattuto completamente i coglioni, altro che amore. Voi tifosi che lo avete acclamato, lo avete eretto a Gesù Cristo. È innamorato della Juventus, è rifiutato qua, è rifiutato. Ma cosa ha rifiutato? Innamorato della Juventus di che cosa? Che questo con un'azione del genere si fa perculare, ora per un anno intero si fa perculare. Ma di che stiamo parlando? Poi chiudo il video dicendo che qualcuno ha accampato l'ipotesi che Pogba sia stato, questa situazione sia stata un frutto di un macchinegno interno. Cioè, ragazzi, allora, se voi pensate a una cosa del genere, se Pogba è bruciato da una parte, allora voi siete bruciati totalmente. Cioè, voi avete completamente il cervello in pappa. Ma di che stiamo parlando? La Venus farebbe una cosa del genere? Ma non esiste neanche un pensiero machiavelliano, non esiste. Proprio nelle ipotesi, proprio non esistono completamente. Ma significa veramente prendere una pistola e spararsi in testa. Perché se ci fosse una cosa del genere, Pogba ci distruggerebbe la Juventus. Quindi non cercate di perché se lui ritiene oggi io non ho mai preso nulla, qui c'è sabotaggio, altro che Bonucci, qua veramente Pogba è idiota di sé. Pogba è idiota di sé. Stupidi noi, stupido Agnelli, purtroppo, perché quando vi dico che la mania di grandezza purtroppo ti porta a fare queste situazioni. Perché la Juventus, ragazzi, purtroppo è questo. Ha acquistato giocatori, ha pagato giocatori senza cervello. Pogba è uno specchio, è stato uno specchietto per le allodole. Purtroppo, quando vi dico che non si è pensato al calcio, ma si è pensato semplicemente all'extracalcio, quando c'era Agnelli, purtroppo, non vi dico una bugia. Agnelli, da quando ha preso Ronaldo, non ha più pensato a quello che la squadra deve dare. E lo dice anche Buffon in un'intervista, poi magari ve la pubblico, ma l'avete sentita sicuramente. Con l'acquisto di Ronaldo abbiamo perso un'identità di squadra. Senza criticare Ronaldo, perché poi qua nessuno la critica Ronaldo, ma abbiamo perso un'identità di squadra. Parla Ronaldo e ci pensa lui. Il problema è questo. I danni di Agnelli, ragazzi, veramente si stanno manifestando tutti ora, perché poi tutti i nodi vengono al pettine. Io ripeto, certi atteggiamenti di certi giocatori, io se fossi veramente io il presidente, un dirigente, io veramente, altro che i capelli tagliati a Iris, come si chiama, ma quando vedo Pogba biondo, bruno, rosso, verde, ma io veramente gli farei una cazziata. Qui bisogna starsi, bisogna orecchini, ma io veramente lì veramente farei piazza pulita su queste pagliacciate, ma veramente metterei un rigore proprio impressionante, perché a me queste cose fanno schifo. Ma da là si vede la serietà di un giocatore. E Pogba, ripeto, non è a serietà. Pogba è un giocatore bruciato di cervello. Ha avuto forse i suoi problemi, che gli hanno, non lo so, ma se ne vada da un psichiatra. Si faccia curare da un psichiatra. Noi ci abbiamo i nostri cazzi, non possiamo metterci appresso dietro anche alle sue sceneggiate stupide,
questo si prende un farmaco senza dire nulla alla società. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Ma guarda, ma questa è una barzelletta. Comunque ragazzi, buona giornata e massicci incazzati fino alla fine, allegri auto.